Buonasera, questa sera Voci Radicale in chiusura di trasmissioni e siamo in compagnia di Diego Sabatinelli. Diego Sabatinelli, Radicale, lo ringraziamo per questa partecipazione qui su Libri TV. Gli spettatori di Libri TV lo hanno già potuto vedere perché abbiamo seguito una conferenza che lui ha organizzato sul divorzio breve nella sede di Casa Pound a Roma. E proprio di divorzio breve, di cui appunto c'è una Lega per il divorzio breve, se non sbaglio, Diego, tu sei il segretario, Già. proprio appunto di divorzio breve, quindi parleremo questa sera. Perché? Perché diciamo uno delle tessere del mosaico dell'iniziativa radicale appunto riguarda proprio questo argomento e ci sta quindi un quesito referendario che praticamente sta cominciando il lancio dell'iniziativa per la raccolta delle firme. Io vorrei appunto chiaramente dare subito la parola a Diego perché ci spiegasse bene intanto chi è che promuove questo referendum, quali sono i promotori e poi passiamo ovviamente a parlare un pochino del merito di ciò che appunto riguarda nel merito questo referendum. A te la parola, Diego. Come potrai vedere qua dietro, questa è la cucina di casa, perché questi sono argomenti che, no, ci racconta sempre Pannella, sono gli argomenti che si discutevano nelle cucine, nei soggiorni delle case, quelle cose che univano le famiglie e magari dividevano le persone dai partiti di riferimento piuttosto che dall'ambiente di lavoro. E infatti, un po' come avvenne nel 74. Tutti i radicali che insomma staranno all'ascolto sapranno a quale referendum del 74 storico mi sto riferendo, ovvero quello sul sì o no al divorzio, la legge che fu promulgata nel 1970, e questo era un argomento da cucina, un argomento che si discuteva in famiglia e non solo. E come allora, oggi nuovamente la società, la cultura, la storia di questo paese è più avanti della sua classe politica. Quindi la sua classe politica è rimasta a vecchie logiche che si sono poi concretizzate nel peggiore dei modi nell'ultima legislatura, quella che è venuta a chiudersi non più di qualche mese fa. Faccio un attimo un excursus, breve excursus su quello che è avvenuto negli ultimi anni. Si parla di divorzio breve, poi spiegheremo il quesito. Si parla di divorzio breve dal più o meno 95-96 in Parlamento e da allora più volte nelle varie legislature che si sono succedute si è arrivati o in commissione o addirittura c'è stato il passaggio in aula, poi per un motivo o l'altro, ma di solito sempre perché arrivava un niente dalla CEI, l'iter è stato bruscamente interrotto. La cosa peggiore è che Diego, spiega bene l'espressione che cosa indica divorzio breve, perché non tutti magari possono sapere cosa hanno. sì, divorzio breve, per come la intendiamo noi, è l'eliminazione del passaggio obbligatorio della separazione legale che è triennale, l'obbligo in Italia. Quindi in Italia è necessario fare prima una richiesta di separazione, dopo 3 anni dalla prima udienza presidenziale, ovvero l'udienza in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ecco, devono partire da quel momento 3 anni per poter fare poi domanda di divorzio e quindi aprire anche il procedimento di divorzio. Calcoliamo che con i tempi della giustizia italiana mediamente ci vogliono 4 anni per un divorzio consensuale che può arrivare anche a 5 anni in sedi più disagiate, dove i tribunali hanno un carico maggiore di cause da portare avanti, ma mediamente insomma stiamo intorno ai 4 anni, che è il periodo più lungo che esiste in Europa, a parte alcuni esempi che possono essere Malta, che ha introdotto il divorzio più o meno un anno e mezzo fa, e che prevede anche Malta questo passaggio obbligatorio della separazione legale, la Polonia che mi sembra che in cui servono qualche anno di separazione, ma è diversa dalla separazione legale come la intendiamo noi, Irlanda del Nord, ma insomma sono due o tre paesi
tradizione cattolica. Tutti gli altri paesi, a partire dalla Spagna, che ha introdotto con Zapatero e ha confermato di nuovo con Rajoy il divorzio cosiddetto express, cioè la possibilità di fare domanda immediata di divorzio e ottenerlo nel giro di qualche mese, o in Francia o in Germania o in qualsiasi altro paese, i tempi sono stati ridotti. Nei paesi cattolici, dove si sa cos'è la separazione legale, perché nei paesi, per esempio, nord europei o di tradizione balcanica, cioè non di tradizione cattolica, la separazione legale nemmeno è mai esistita, si fa domanda di divorzio e si chiude lì la parentesi. Ecco, per ritornare al discorso di prima, nell'ultima legislatura la proposta di legge è innovativa, tra virgolette, ovvero ironico questo innovativa, era quella di ridurre da 3 anni a 1 anno la separazione legale obbligatoria per le coppie che non hanno figli minori e da 3 anni a 2 per le coppie che hanno figli. Per arrivare a questo compromesso molto al ribasso, che noi non abbiamo mai comunque condiviso lì in Commissione Giustizia, dove c'era Rita Bernardini alla Camera, intendo, ecco, questo compromesso al ribasso è stato necessario quasi 5 anni per essere approvato in Commissione Giustizia alla Camera. Quando si è arrivati a questo voto, si è passati, il l'iter doveva passare in aula a Montecitorio, e lì, per volere della CEI, per volere del Vaticano, questo ce l'hanno confermato l'allora Presidente della Commissione Giustizia Buongiorno, ce l'hanno confermato altri esponenti politici, lo stesso Paniz, insomma, chiaramente lo disse, che era il relatore in commissione nonché il proponente, ebbene, fu depennato dall'ordine del giorno d'aula di Montecitorio il testo da approvare, 2 semplici articoli, il primo, ve l'ho detto, la riduzione dei tempi obbligatori della separazione legale, il secondo articolo, una cosa molto utile e semplice, ovvero lo scioglimento della comunione dei beni, dove c'è al momento in cui il Presidente Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati. Ecco, questi 2 semplici articoli che potevano essere approvati o meno, non è che uno deve dire che devono essere approvati per forza, potevano essere approvati o meno in un pomeriggio. Ebbene, sul finire della scorsa legislatura si è fatto in modo di non arrivare mai in aula, di mettere questo punto tra gli ultimi dell'ordine del giorno, e poi è stato completamente depennato, come ci ha avvisato Rita Bernardini, che era lì in commissione, che seguiva questa vicenda, e di lì non si è più discusso. Poi a seguito di questo di questa azione, che secondo me è contro i diritti dei parlamentari e i diritti di tutti i deputati, cioè il diritto e il dovere di legiferare, ovvero di in qualche modo giustificare anche uno stipendio, una carica, una funzione di cui vengono svuotati, perché poi se le proposte di provenienza parlamentare, di legge intendo, che divengono definitive, sono una percentuale irrisoria di tutti i provvedimenti che vengono presi in Parlamento, che vengono dal governo, ecco lì che si svuota il compito e l'ufficio del parlamentare eletto, e quindi anche la democrazia, che già in Italia, diciamo, non brilliamo per regole e garanzie democratiche, viene a scemare in modo drammatico. Ecco, quindi è stato svuotato il diritto del parlamentare di dire un sì o un no su una proposta di legge, il diritto del parlamentare di, appunto, dibattere in aula su una questione molto spinosa che interessa centinaia di migliaia di italiani. Non so se... Sì. Parlaci quindi a questo punto di questa proposta referendaria, quali sono i promotori e se ci sono collaborazioni politiche, perché poi appunto si tratta di raccogliere. Guarda, allora io sì, premetto che dunque, come si arriva al referendum? Beh, si arriva al referendum perché la scorsa legislatura, anche se la proposta di legge Paniz era una proposta comunque al ribasso, una proposta che noi non condividevamo nello spirito, perché sai che in Italia poi se viene approvata una riforma poi ce ne vogliono 20-30 anni per cambiarla, quindi poteva essere anche un tremendo boomerang, e comunque a un certo punto, quando abbiamo visto questo attentato al diritto del parlamentare di esprimersi con un sì o con un no, pur non essendo convinti di quella proposta Paniz, io ho ritenuto giusto a novembre dell'anno scorso di fare un mese di sciopero della fame
da cui poi mi ricordo c'eri anche tu, abbiamo fatto quella conferenza stampa a Montecitorio, c'era anche Giachetti che ci aveva detto che comunque i capigruppo della Camera avrebbero rimesso all'ordine del giorno il punto sul divorzio breve. Giachetti ci disse che Franceschini era d'accordo, avrebbe spinto, insomma non se ne è fatto nulla, i parlamentari e segreterie di partito si erano messi d'accordo per non rimettere in discussione il problema, visto che eravamo in fine legislatura e nessuno voleva avere la patata bollente da spendersi col Vaticano della questione divorzio e altri temi cosiddetti eticamente sensibili. Poi questa cosa eticamente sensibile è quello che è, e io per prenderli anche un po' in giro mi sono recato nelle segreterie dei partiti poi quando fu dicembre, vestito da Babbo Natale, non so se ricordi, vestito da Babbo Natale, andare in segreteria dei partiti a portare i pacchi, il pacco dono. Nel pacco dono c'erano tutte le riforme che loro non avevano fatto, divorzio breve, ma parliamo di coppie di fatto, amnistia, tribunale della famiglia e tutte queste, affido condiviso, tutte quelle cose che loro non hanno fatto, prettamente diritto di famiglia, perché mi occupavo di quelle cose lì, e fui ricevuto da Orlando, che era allora responsabile, è diventato ministro mi sembra, no? Orlando, che era allora responsabile giustizia del PD, io vestivo a Babbo Natale, lui invece aveva vestito quello ufficiale, serio, facemmo questa intervista in cui io gli diedi di consegnare questi pacchi, dice, ci avete fatto per 5 anni i pacchi, adesso ve li facciamo, però era un auspicio, per cui no, tentativo, muovetevi, fate qualcosa. Poi evidentemente è chiaro che si sono create delle situazioni interessanti, probabilmente delle sinergie che stanno per nascere, dovranno nascere, si dovranno consolidare, per cui forse è più facile la strada del referendum e togliere questa, totalmente togliersi da questa inerzia, da questo pantano parlamentare che ormai è diventato quasi ingiustificabile, se non anche fastidioso rispetto a questi temi, e tentare di dare la parola direttamente ai cittadini con sì o un no. L'abrogazione, questo arriviamo al quesito referendario, il quesito referendario prevede l'abrogazione proprio tout court dell'obbligo della separazione legale in Italia, quindi la coppia può fare richiesta, o uno dei due coniugi può fare richiesta direttamente di divorzio, altrimenti se per motivi personali, motivi religiosi, fatti loro in sostanza, preferiscono affrontare la separazione legale, quello, non vengono privati della separazione legale, perché come istituto la separazione legale rimarrebbe istituto residuale, evidentemente, perché è chiaro che la maggior parte, la stragrande maggioranza degli italiani sceglierebbe di andare direttamente al divorzio, e però resterebbe anche questa opzione come prevista in altri paesi, tra l'altro la Spagna, che noi citiamo spesso perché ha una legge da questo punto di vista abbastanza avveniristica, ma anche perché in Spagna ha una tradizione culturale cattolica molto simile a quella italiana, ma una situazione politica del tutto differente, che non è solo frutto dell'esperienza di Rajoy e di Zapatero quando è salito al governo, perché anche il Partito Popolare, di ispirazione cattolica e di centrodestra, questi argomenti non li ha mai messi in discussione, tant'è che addirittura il governo di centrodestra, con il suo ministro della giustizia, e per bocca del suo ministro della giustizia, non più di un anno e mezzo fa, lanciò la proposta di lasciare i divorzi consensuali addirittura ai notai, ai commercialisti, adesso non so quale figura, probabilmente al notaio, per svuotare un po' e decongestionare un po' le aule di tribunale, che anche loro hanno problemi comunque di sovraffollamento, mai come quello italiano, ma insomma il sistema di giustizia la nostra situazione a livello di giustizia è drammatica, e questa drammaticità del nostro sistema, della nostra giustizia civile, ci impone veramente di prendere questi provvedimenti, perché si taglierebbe una mole impressionante. Calcolate che per un divorzio è sempre un doppione, perché già c'è stato un passaggio di separazione in tribunale, sono due procedimenti diversi che insistono nello stesso luogo del tribunale civile e che vanno inutilmente a gravare il lavoro già abbastanza farraginoso e pesante che ha la macchina della giustizia civile italiana. Sarebbe una piccola amnistia, mettiamola così, se proprio lo vogliamo, per gli ascoltatori radicali che conoscono le battaglie radicali e sanno che l'amnistia, ecco, quella sarebbe anche una piccola amnistia, una piccola grande amnistia per il diritto civile, perché verrebbe a togliere dai tribunali italiani civili una mole di lavoro assai corposa, certo sicuramente non indifferente. Peserebbe meno sulle tasche dell'amministrazione della giustizia, ma anche sulle tasche del cittadino, perché
per un divorzio consensuale, evidentemente prima di arrivarci si deve fare questo doppio giudizio, e questo doppio giudizio prevede comunque di affidarsi in quasi tutti i tribunali italiani a un'assistenza legale. Assistenza legale che, anche se congiunta a quello che vi pare, comunque è una spesa che arriva anche se a 1.500-2.000 euro per due volte, quindi parliamo di 3.000-4.000 euro sborsati dalla coppia, che anche nell'arco di 4 anni o anche meno che possa essere, insomma, sono in una situazione come quella italiana in cui il lavoro manca, la crisi incombe, anzi ormai è una spada di Damocle che è già bella presenza sulla testa di tutti, togliersi dalle tasche 1.500-2.000 euro così inutilmente per fare una cosa che poi bisogna rifare dopo tre anni, mi sembra un'assurdità che non ci possiamo permettere né come cittadini né come Stato, ma poi anche per il tempo inutile, che è quel tempo in cui 3-4 anni tanti ex coniugi, ma ancora non formalmente ex, si fanno famiglie dove nascono figli non legittimi. È vero che adesso c'è stata a novembre l'equiparazione tra figli legittimi e figli naturali, ma anche in quella riforma ci sono anche problemi, è inutile andare a toccare quel tasto, però anche quella riforma non è che è stata completa per molti punti di vista, e quindi diciamo che si troverebbero a creare delle famiglie che non sono riconosciute, perché in Italia poi la famiglia di fatto non esiste ufficialmente, con figli nati fuori dal matrimonio che oggi non hanno più quella discriminazione di una volta, ma comunque comporta tutta una serie di situazioni spiacevoli e non troppo residuale anche per quelle coppie miste, perché ce ne sono molte, di italiani o italiane che hanno rapporti con persone extracomunitarie, che non stiamo parlando solo di paesi extracomunitari del sud del mondo, potrebbe essere anche un americano, un canadese, piuttosto che un giapponese, e che però poi hanno difficoltà a portare avanti questa relazione per una questione semplice, il permesso di soggiorno. Sono moltissime le coppie, diciamo le coppie miste, che non possono regolarizzare la loro posizione per anni, e poi si trovano in difficoltà a potersi anche vedere, incontrare, restare insieme. Tutto questo, e di tutto questo stiamo parlando solamente dei divorzi consensuali, separazioni, divorzi consensuali, cioè quando lui, lei sono d'accordo su tutto o fanno finta di essere d'accordo su tutto per evitare appunto di spese, fanno finta di essere d'accordo, poi magari si scannano in privato. Poi ci sta tutta l'altra parte di divorzi e separazioni giudiziali, e lì tocchiamo un tasto dolente, perché a parte il litigio, a parte il problema dei figli, i tempi si allungano in modo... Guarda Diego, prima che appunto che tocchiamo questo aspetto, volevo diciamo sollecitarti su una questione che io penso da tempo, tu di questo argomento ti occupi da tempo, quindi sarai sicuramente più esperto di me, però appunto volevo chiederti un parere. Secondo te, una volta che appunto ci si sposa davanti a un ufficiale di stato civile, poi vabbè ci sta il matrimonio concordatario, che secondo me è anche una cosa dispare, perché se il sacerdote che celebra è anche ufficiale di stato civile, in un certo momento nel matrimonio civile l'ufficiale di stato civile non può fare un matrimonio religioso, quindi insomma è un po' una disparità. Se posso interromperti, è anche peggio. Perché chi fa il matrimonio concordatario però lo fa in chiesa, magari ha anche la possibilità di accedere alla rota romana, cioè ti far dichiarare nullo il matrimonio ecclesiastico, quindi con nullità anche del matrimonio civile attraverso la delibazione, che se i coniugi sono d'accordo, giro un annetto e mezzo, al massimo due, hanno risolto la pratica e non con grandi spese, visto che anche loro hanno la possibilità dell'assistenza legale a seconda. Insomma, oggi non costa, quindi hanno un'opzione in più. Una cosa in più. No, ma quello che ti volevo chiedere, secondo te, quando ci si sposa, appunto, io da laico penso appunto a un ufficiale di stato civile, quindi in comune, davanti appunto ad un ufficiale, quindi una persona che riguarda l'autorità amministrativa, in pratica, per quale motivo è necessario giurisdizionalizzare la nullità, poi la separazione, insomma, davanti a un giudice, cioè praticamente all'autorità giudiziaria, anche se civile? È una cosa, secondo te, ragionevole, logica, e in altri paesi come accade? Ecco, questa cosa poi ti volevo chiedere. Guarda, negli altri paesi più o meno, no, diciamo che è demandata sempre ai tribunali, alla giurisdizione, occuparsi di questo. A parte proposte che sono state fatte, mi sembra che ci siano
dei percorsi diversi, per esempio in alcune amministrazioni in Spagna, piuttosto che, se non erro, in Messico, dove addirittura si può fare il divorzio online, però è sempre un giudice, un tribunale e un giudice che poi dichiarano ufficialmente che il matrimonio è sciolto. Però che significa online? Cioè che si può instradare la pratica direttamente online e inviare la documentazione con una PEC o roba del genere, insomma, con l'uso di caselle postali certificate che vengono utilizzate normalmente anche nei tribunali italiani. E non solo si possono quindi iniziare a fare richiesta di divorzio online, ma si può seguire passo passo l'iter della pratica per poi avere chiari i tempi in cui si ottiene poi il... Bisogna, insomma, praticamente solo andare a ritirare l'atto che dichiara che il matrimonio è sciolto. E questo succede in altri paesi, quindi il passaggio in tribunale diciamo, è talmente tanto rapido, veloce e indolore che... Il problema nemmeno è quello, cioè se si adottasse un sistema moderno come avviene appunto, ripeto, in alcune amministrazioni giudiziarie, mi sembra in Catalogna, che è un esperimento che dovrebbe prendere la Spagna, o non ricordo se in Portogallo o in Messico, insomma ci sono delle esperienze importanti in cui, guarda caso comunque paesi cattolici, di tradizione cattolica, quindi noi non avremo solo da guadagnare a seguire l'esempio di questi paesi. Ecco, il problema tribunale o non tribunale sarebbe anche nemmeno questo grandissimo ostacolo. Certo, si può seguire anche l'ipotesi di sciogliere il vincolo coniugale direttamente da un rappresentante, da un ufficiale dello Stato civile che ha dichiarato il matrimonio con una figlia. Però c'è da considerare anche il fatto che non è che il matrimonio, una volta che uno si sposa, finisce lì. Si creano tutta una serie di vincoli giuridici di parentela, di filiazione, eccetera, che evidentemente è un po' difficile da delegare tutto quanto a qualcosa che sia extragiudiziale. Evidentemente il giudizio, comunque la presenza in un tribunale è necessaria perché devono essere tutelate comunque delle figure che si vengono a creare successivamente al matrimonio, ripeto, vincoli di parentela, asse ereditario, filiazione e quant'altro, che evidentemente non si può confinare alla dichiarazione, sì, sono, cioè non è, è un contratto, ma un contratto un po' diverso rispetto a quelli e comunque anche un contratto finisce nelle aule nelle aule dei tribunali, quindi no. Non, il problema non è la extra giurisdizionalizzazione della questione divorzio e separazione oggi. Il problema, secondo me, è semplificare la questione divorzio e separazione, ridurre i tempi, ridurre i costi e rendere la cosa più agibile e fruibile per le parti, perché comunque poi non tornano indietro una volta, perché la gente comunque non è che noi pensiamo come i cittadini, come i bimbi deficienti che si sposano perché vogliono divertirsi, fare la cerimonia eccetera, e poi il giorno dopo stanchi come dei bambini, lasciano il giocattolo vecchio da una parte per inseguire un altro giocattolo. Non è così, la stragrande maggioranza delle persone prima di lasciarsi ha provato, ha tentato, ha capito che non è più il possibile proseguire la convivenza, ma per loro stessi, per i figli, per tutta una serie di situazioni che tendono a far preferire il divorzio o la separazione, comunque lo scioglimento di un legame, quando quel legame non è più basato, non dico sull'amore, ma nemmeno più sul rispetto, nemmeno più sulla fiducia. Quindi che cavolo stanno insieme a fare? Quello è il problema sostanziale. Importante è che quella mancanza di fiducia e di rispetto non si tramuti in una lotta, in una guerra alla, come si chiamava quel film famoso in cui... La guerra di Roses. Ecco, una guerra di Roses in cui si scannano fino a morire entrambi per, capito? Perché certo, la scarpiera è mia e non te la do, la scarpiera di Ikea, capito? Ecco, allora, se arriviamo a questi... Allora, per evitare... Ma guarda che accade questo... Lo so. Perché
più tempo passa, più la gente si incarognisce per un semplice motivo, perché come tutte le cose, quando ci si pensa sempre di essere stati fregati da qualche parte. Poi si inseriscono terze persone, la famiglia, gli amici, i colleghi, la nuova compagna, un nuovo compagno, e ti dico: ah, guarda che ti sta fregando, ah, guarda che tu avresti diritto, e quindi magari si inizia in modo consensuale e si finisce a padellate o bicchierate in faccia. Invece, siamo il più radicale, e volevo poi dopo chiederti anche dell'iniziativa di domani. Comunque concludi e poi ne parliamo, vai. No, dico, quindi rendere più rapido il procedimento, rendere più rapido, facile nel senso, attenzione, non facile perché diventa un gioco, perché fruibile. È fruibile, perché poi il discorso dall'altra parte di coloro che sono contrari alla semplificazione delle procedure per il divorzio, dicono sempre: volete banalizzare la famiglia, volete banalizzare il matrimonio, volete rendere tutto più facile, ma le cose non sono un gioco. Lo sanno bene tutti, non siamo dei pazzi che stanno lì e giocano con... Mi sembra un po' la storia dell'obiezione di coscienza per l'aborto. Cioè, una volta che ci sta un diritto che è sancito, per quale motivo renderlo difficile da ottenere e da fruire? È una forma di paternalismo, di ipocrisia... Poi mi sembra un po' una storia un po' simile, parallela. Fermo restando che io penso che la legge istitutiva del divorzio sia un pochino dia per scontato che ci deve per forza essere il dissidio, lo strazio, il trauma. No, ma certo, chiaro, chiaro. È chiaro, cioè le persone possono anche di comune accordo comprendere che non è più non c'è più questo è il portato culturale dell'indissolubilità del matrimonio che ci portiamo nel DNA di italiani, di tutto, però rendere questa cosa un peso, un fardello, perché poi la statistica a volte non premia questi discorsi, però la società si ribella quando le cose non funzionano e la gente trova la scappatoia. Ora, per chi è già sposato, oggi attraverso dei regolamenti europei di comune accordo vanno a divorziare in Romania piuttosto che in Spagna, invece di lasciare 3.000 euro all'avvocato in Italia e aspettare 4 anni, vanno in Romania o vanno in Spagna, ne spendono altrettanti, però in 6 mesi hanno risolto il problema. Ma la stragrande maggioranza delle persone fa un altro tipo di ragionamento: ma perché mi devo sposare, visto che poi se le cose non vanno? E quindi lì si vede la statistica che ci dimostra il precipitare delle nozze sia religiose che civili in Italia e l'aumento in modo esponenziale delle separazioni e dei divorzi. Ma è il precipitare delle nozze, del matrimonio, che sta a testimoniare non la gente che si disaffeziona all'istituto del matrimonio, perché nei sogni di molti, ma anche nella vita della coppia, il fatto del matrimonio che non riguarda certo l'industria, però dà quel senso, no, di unità, di progetto, di meta da raggiungere. Il problema è che però poi le persone coscientemente si rendono conto, intorno a loro vedono quello che accade, dicono: ma perché dobbiamo spendere soldi, trovarci in una situazione in cui poi un domani non ne veniamo a capo e ci massacrano? A quel punto fanno la soluzione all'italiano: ci sposiamo e finisce lì, tanto non è che poi dice: vabbè, la coppia di fatto non è riconosciuta, ma anche lì non è riconosciuta, ma anche lì la stragrande maggioranza delle persone se ne frega e continua a convivere tranquillamente senza aver riconosciuto. Poi accadono le tragedie, però le tragedie più semplici: lui o lei sta male e non ha diritto ad assisterla all'ospedale, piuttosto che lui o lei non c'è più e la persona non ha diritto a nulla, alla reversibilità della pensione, entrare nell'asse, magari hanno convissuto 20, 25, 30 anni, uno due muore e l'altro è praticamente come se non fosse passato nemmeno un giorno, non ha diritto a nulla. Però i ragazzi, le persone comunque a queste cose normalmente non ci pensano e dicono: ma perché ci dobbiamo andare a impelagare in queste storie? Non sposiamoci, punto e basta. Che è la soluzione a questo punto, visto le cose come stanno. E allora questa è la domanda: chi ci tiene tanto a questo istituto del matrimonio? Lo state distruggendo rendendolo così rigido, lo state uccidendo. Coppie di fatto, e la coppia di fatto a questo punto diventa alternativa al matrimonio, ma quella più gettonata.
perché è chiaro che la gente di fronte all'alternativa coppia di fatto, non matrimonio. Poi tu mi certo, Diego, quindi diamo forza a questa iniziativa. Parliamo dell'evento di domani, che penso che sia inclusivo anche di questa iniziativa, e poi in chiusura, visto che ci siamo, i luoghi, i link, i siti, eccetera, dove possiamo informarci di questa iniziativa, della vicenda del divorzio breve, e quindi, cioè, di cui tu ti interessi. Vai. Guarda, sul comitato promotore mi trovi totalmente impreparato, perché io non ho curato, non ho seguito diciamo l'iter, l'elaborazione di questo comitato. So che domani ci saranno i socialisti di Nencini che partecipano a questo gruppo di referendum, poi ci sono altre associazioni che a parte che è promosso da Radicali Italiani, quindi Radicali Italiani promuove questo pacchetto referendario. Io evidentemente mi occuperò in modo specifico di questo tema, perché giustamente dopo tanti anni mi sembra che per facilitare anche a parte le conoscenze delle associazioni, delle persone, dei singoli che si sono in questi anni spesi a favore di un divorzio breve, domani ce ne saranno alcuni, per esempio Tiberio D'Imperi, che tutti conoscono, domani 10:30-11 parlerà, sarà lì presente alla sala Capranichetta a piazza Montecitorio 125, sarà anche lui presente e porterà la sua testimonianza, perché lui è uno che spinge moltissimo su questo, anche sui patti prematrimoniali, di cui sono d'accordissimo anche su quello. Però quelli non si possono fare per referendum, bisognerebbe diluirli, cioè, no, possiamo solo abrogare. Perché non fate quello, perché non fate quell'altro? Ma non tutto può essere oggetto di referendum. Il divorzio breve sì, infatti prematrimoniali evidentemente. E quindi tenterò di tenere le fila di quelle persone che in questi anni si sono occupate, sono entusiasti dell'idea di questa raccolta firme, che sono convinti che la risposta della cittadinanza sia molto molto positiva, tant'è che comunque lo dicono le percentuali anche qui dei sondaggi che vengono fatti, che danno, mi sembra, l'Eurispes, non vorrei dire una sciocchezza ma non la dico, e mi sembra che oltre l'80% dei cittadini italiani sono d'accordo a favore del divorzio breve, nelle varie articolazioni con cui è stato proposto questo divorzio breve, sia per quanto riguarda l'opzione riduzione dei tempi della separazione legale per fare domande di divorzio, sia per l'opzione eliminare l'obbligo della separazione legale per poter fare direttamente domanda di divorzio. Quindi diciamo questo sarà il quadro della situazione. Io vorrei aggiungere che però faccio anche parte del Comitato Giustizia Giusta, cioè quei referendum che sono stati presentati per riformare la giustizia in Italia. Di nuovo altri referendum che riguardano in modo particolare, a parte la questione ergastolo e carcerazione preventiva, la magistratura. Ora mi si dirà che c'entra il divorzio breve con la questione giustizia. Invece è collegato, perché gran parte delle persone, delle associazioni che si costituiscono intorno ai separati o divorziati italiani non solo è a favore del divorzio breve, della semplificazione delle procedure e tutto quello che sappiamo, ma spesso creano delle associazioni per tentare di disinnescare lì dove l'accordo da coniugi non c'è. C'è una crisi coniugale che si trasforma in una guerra, spesso sui figli, ma è una guerra che riguarda anche dal punto di vista economico, in cui la magistratura spesso entra a gamba tesa, in modo pesantissimo, e in cui vengono commessi degli errori giudiziari pazzeschi. Noi la scorsa settimana, questo martedì, abbiamo avuto in trasmissione radiofonica uno di queste persone che ha subito una carcerazione preventiva per farsi accuse, un mese di carcerazione in giusta detenzione, ha diritto al risarcimento, ma lo Stato non risarcisce questo danno. Un mese sembra poco, ma un mese di carcere in queste carceri italiane significa anche distruggere i rapporti affettivi, dal punto di vista lavorativo trovarsi in condizioni drammatiche e difficili, se non perdere completamente il lavoro, il sospetto, perché intorno a te, fino a quando non
non dichiarano che c'è stato un errore giudiziario, la gente ti guarda con sospetto perché quelle false accuse, e questo è un vizio che non c'è solo la magistratura, ma l'italiano in generale, l'avviso di garanzia è già una condanna. E quindi il sospetto che quelle accuse che poi si dimostrano false, e in realtà poi però si ritorgono contro a chi le ha subite nell'ambiente in cui vive. Ecco, troppo spesso e con troppa leggerezza la magistratura prende provvedimenti gravi, gravissimi, nei confronti dei coniugi, ma anche dei figli, stiamo parlando di tribunali di minorenni e altro, che poi sono frutto di errori di valutazione o spesso di provvedimenti emessi, diciamo, non in modo proprio, e quindi uno di questi quesiti del pacchetto giustizia giusta riscontra dei favori incredibili, come potrai immaginare, che la responsabilità civile diretta dei magistrati per gli errori commessi per colpa grazia, e riscuote un successo incredibile da parte di queste associazioni, perché insieme a semplificare la procedura vorrebbero anche riconoscere, vedersi riconosciuto il diritto di chiamare loro a rispondere direttamente il giudice o il magistrato che emette sentenze o provvedimenti che li hanno penalizzati e spesso gli hanno distrutto la vita. Quindi questi due, ci sono degli argomenti che riguardano questo pacchetto di referendum, sono strettamente legati a quelli della giustizia. La giustizia in Italia è quella che i radicali lo sanno, dagli anni 70-80 si combatte, Pannella e i radicali sempre, e Bonino che domani sarà presente, hanno combattuto sempre la battaglia per una giustizia giusta. Il caso Tortora era l'emblema, questo dovrebbe essere un referendum Tortora, perché l'emblema dell'errore giudiziario in cui incappano spesso non solo le grandi persone, le persone note, il grande presentatore televisivo, il grande politico, ma troppo spesso anche il detenuto ignoto, altra cosa che noi conosciamo, che invece nessuno lo conosce, sfigato, finisce dentro una cella e prima che si ricordano di lui passano gli anni e forse decenni, come è successo, gente si è fatta 20 e passa per errori giudiziari, poi uscì risultati innocenti. Quindi diciamo questa è un'azione sinergica, io la definisco referendum radicali, che vanno a colpire lì dove secondo me è il vero cancro, se mi concedete il termine, il vero cancro della società italiana, cioè l'incapacità del Parlamento di adeguare le leggi al tempo in cui vivono gli italiani e non rimanere al tempo di Pio IX, e dall'altra parte adeguare una giustizia alle esigenze del cittadino di oggi, ovvero velocità ma anche assenza di errori gravi che comportano la distruzione di famiglie o persone, perché è una cosa che oggi non è più concepibile, non è più tollerabile, non è più accettabile. Tu mi chiedevi dei riferimenti, così almeno fatto un pippone, lo chiudiamo qua. È importante in chiusura dare, perché restano appunto i riferimenti. Sì, in chiusura il sito è quello storico della Lega Italiana del Divorzio Breve, www.divorziobreve.it o.org, comunque Divorzio Breve, www.divorziobreve.it. Poi ci aggiungiamo anche il blog e il sito di informazione senzabarcode.it, che tu conosci, ma che ci seguirà. Salutiamo Sheila, che sappiamo che sta là dietro. Sta là dietro? No, non si sta. Però c'è, ma non. Quindi ripeto, senzabarcode.it, che ci seguirà in questa campagna referendaria. Poi evidentemente tutti coloro che vogliono, io adesso tiro un po' l'acqua al mio mulino, che me lo consenti, una volta tanto faccio l'egoista, faccio il radicale, ma tutte le persone che vogliono collaborare, aiutarci a raccogliere le firme, possono scrivermi a segretario@divorziobreve.it, ripeto, segretario@divorziobreve.it, ricordandovi anche che la Lega Italiana del Divorzio Breve, che partecipa economicamente in alcune cose nella campagna del Divorzio Breve, già ha partecipato e parteciperà per questo referendum, ha bisogno di iscritti, ha bisogno di contribuzioni, non solo a livello di militanza ma anche economico. Quindi se volete accedere
al sito iscrizioni 2013 avrete tutti i riferimenti IBAN o conto corrente postale per iscrivervi alla Lega Italiana di Orzio Breve, perché quelli comunque sono soldi che vengono spesi solo ed esclusivamente per portare avanti questa battaglia sul divorzio breve, vengono impiegati per, sì, per i siti internet, per comprare domini, per tutte quelle cose che vedremo se riusciremo a fare una brochure, qualcosa, insomma tutto quello che ci può essere utile per raccogliere le firme. Io penso che in questa occasione, mai come in questa occasione, sia importante far circolare l'informazione, anche dove andare a firmare le segreterie comunali, far sapere per esempio in quelle segreterie comunali in cui i moduli non si trovano, e non è che il cittadino là posso firmare? No, non sanno niente, come è successo, tu sai benissimo molto spesso. Allora, avere la possibilità di creare una sinergia telematica, Facebook, social network, quello, i siti eccetera, dove le persone si scambiano informazioni e dove uno può avere il polso della situazione per rendersi conto lì dove intervenire, dove è urgente intervenire, e anche per la creazione di grandi eventi, perché nei grandi eventi poi si raccolgono le molte firme, quelle che sono necessarie per questo referendum, perché in tre mesi noi dobbiamo prendere 500.000 autenticate, il che significa un lavoro immane. Ultimo, se mi concedi, il gruppo Divorzio Breve su Facebook, perché lì c'è sempre un open space di discussione e di informazioni, nonché anche di polemica, ci sta insomma un po' di contraddittorio. Dibattito. Ma sì, il famoso dibattito con 3B che c'era negli anni 70, però questo... E c'è anche lì, che i social anche a quello servono, però secondo me è importante avere uno spazio dove una persona può andare lì, intervenire, mi raccomando, con massima educazione e senza fare propaganda politica per soggetti che ne so, vota quello, vota quell'altro, perché io sono in questo caso sono un radicale democratico. Allontano la democrazia appena comincia istigazione alla violenza o propaganda becera, metto il santino con vota questo, io proprio prima ti elimino il post e ti avviso e poi ti butto fuori dal gruppo. Ma lo dico anticipatamente perché è vero che la libertà, però i radicali ne offrono una marea di spazi liberi. Offrono la tua TV digitale, offrono Radio Radicale con i fili diretti, offrono il forum in ufficiale, offrono tantissimi spazi, però se poi tutti gli spazi di discussione vengono riempiti dai soliti che devono fare la polemica, litigare, cioè, e impediscono agli altri di organizzarsi e di discutere e magari di informare gli altri su cose, se permettete, visto che gli spazi democratici radicali ne offrono tantissimi, questo spazio è democratico ma è anche organizzativo, e qui diciamo che in un certo senso bisogna boicottare. Mi permetto di puntualizzare soltanto che il forum ufficiale lo offre Zuckerberg, cioè Facebook, e sì, certo. Invece mi permetto di aggiungere che è come spazio informativo che tu hai una trasmissione su Radio Radicale, sbaglio. Bisogna ricordarlo, vediamo. Quando e come e dove. Cioè, dove sì, abbiamo perché, detto, allora, la trasmissione storicamente dal 2007, tranne un breve periodo che non c'è stata, era bisettimanale, mezz'ora il martedì, più o meno dalle 22:30 fino alle 23. Adesso per questo periodo referendario avremo la possibilità, avremo a disposizione un'ora a settimana, sempre martedì, dalle 22 alle 23. Quindi ripeto, tutti i martedì in diretta su Radio Radicale con Alessandro Gerardi, tesoriere della Lega Italiana per il Divorzio Breve, avvocato, militante radicale da sempre anche lui, con il sottoscritto e con gli ospiti associazione, politici, quant'altro. Poi vedremo se sarà possibile fare anche spazi di filo diretto, magari quando lì gli ospiti non saranno andati, sicuramente faremo comunque le chiamate ai punti di raccolta firme in cui ci diranno, soprattutto quando sono tavoli organizzati da gente che fa parte del grande mondo dell'attivismo, diciamo, sul diritto di famiglia, più che visto che questo spazio è proprio dedicato
soprattutto a questo, divorzio breve e diritto di famiglia, e noi tenteremo di sfruttare quest'ora a settimana proprio per dare voce a quelle tematiche e a coloro che andranno a prendere firme e si daranno da fare, soprattutto per il referendum sul divorzio breve. Ok Diego, abbiamo diciamo dato abbastanza chiarimenti su questa vicenda, io ti ringrazio di essere stato con noi, a questo punto non mi resta che salutarti, salutare Sheila e restituirei la linea alla regia, fermo restando che questo video poi sarà su YouTube. Qua, eh? Un salutone dalla Lucina, Sheila sta di là, ma ti ha salutato anche lei perché sentire il sorrisetto. Ecco. E quindi ci siamo salutati tutti in allegria, una grande famiglia. Alla grande. D'accordo, restituisco la linea alla regia. Ciao.